Questo è il nostro vicino di casa nello spazio. È così vicino che vi abbiamo potuto far atterrare 12 uomini e riportarli a casa sani e salvi. La massa della Luna è ben poca cosa in rapporto a quella della Terra, ma ha una serie di effetti importanti sulla vita del nostro pianeta. Le tartarughe marine depongono le loro uova sulle spiagge solo con la Luna nuova o con la Luna piena, perché le maree toccano il culmine e le uova deposte più in alto sulla spiaggia ricevono la migliore incubazione. La Luna non influenza solo le maree, ma anche i cicli biologici della Terra e la misurazione del tempo. L'attrazione gravitazionale della Luna provoca un graduale rallentamento della rotazione terrestre, che è passata da 6 ore a 24. Tra qualche miliardo di anni, per effetto della Luna, la giornata terrestre durerà 50 e più volte l'attuale. Con un diametro di circa 12.700 km, la Terra è 4 volte più grande della Luna e ha una massa di 80 volte superiore. Compiendo 12 volte il giro del mondo intorno all'equatore, si percorre la distanza tra la Terra e la Luna. Queste sono le fasi della Luna. Si tratta semplicemente di effetti d'ombra, dovuti al fatto che solo metà della sfera lunare è illuminata dal Sole. Durante i 27 giorni che la Luna impiega per completare la sua orbita, metà della sua superficie è costantemente illuminata, come potrebbe ben vedere un osservatore dallo spazio. Ma la superficie illuminata che noi vediamo dalla Terra cambia giorno per giorno in questo modo. Anche se il Sole ha un suo ruolo minore, le maree sono causate principalmente dalla Luna. Questa ripresa a cadenza intervallata comprime 6 ore in pochi secondi, ovvero l'intervallo tra la bassa e l'alta marea. In tutto il mondo, due volte al giorno, le maree si alzano e si abbassano per via dell'attrazione gravitazionale che la Luna esercita sulle acque degli oceani. Mentre la Terra ruota, le acque si innalzano sulla faccia rivolta verso la Luna e si abbassano sui fianchi. E proprio questo continuo spostamento di masse acquatiche causa il rallentamento della rotazione della Terra. Simultaneamente, la Luna si allontana dalla Terra e la sua orbita passerà dagli attuali 27 giorni a 47 e più. C'è anche un altro effetto che la Luna determina sulla Terra: fa oscillare l'asse di rotazione terrestre. Ciascuna oscillazione dura circa 26.000 anni e per questa ragione la stella polare nell'antichità non era la stessa di oggi e cambierà ancora domani. Nella fase primordiale di formazione del Sistema Solare, l'impatto di un corpo planetario, forse delle dimensioni di Marte, contro la massa incandescente della Terra, causò l'espulsione nello spazio di un anello di detriti, che si ritiene abbia poi formato la Luna, accorpando frammenti di crosta e mantello terrestre con asteroidi che fioccavano da ogni parte nel caos primordiale. Così doveva apparire la neonata Luna. 4 miliardi e mezzo di anni dopo porta ancora le cicatrici di quegli impatti, le aree più scure, i cosiddetti mari della Luna. Hanno preso quell'aspetto perché l'interno della giovane Luna è ancora liquido, come il contenuto di un uovo. Così, quando la sottile crosta viene sfondata da un asteroide, il cratere si riempie di lava sgorgata dal sottosuolo, la quale si solidifica formando un mare di roccia scura. Questi affioramenti di lava cessarono poco più di 3 miliardi di anni fa, quando l'interno della Luna si solidificò. Questa è la superficie odierna. Intoccata dall'erosione di acque e venti e spoglia di ogni vegetazione, la superficie conserva fedelmente i segni di migliaia, milioni di impatti di asteroidi e meteoriti. L'unica erosione a cui sono sottoposti gli antichi crateri è quella di nuovi impatti e altri crateri. Vi sono perfino doppie e triple sovrapposizioni di crateri successivi.
Questo dal diametro di 90 km è martoriato da molti impatti successivi. Come un sassolino lanciato nel fango. Questo è il cratere Araggera di Tycho. A confronto con crateri molto più antichi, scuriti dal Sole, i crateri Araggera sono più chiari e più recenti. I raggi sono causati dalla dispersione dei frammenti di un impatto e rappresentano le aree più chiare della superficie lunare. La Valle Alpina non è in realtà una valle, ma una grande faglia che attraversa le Alpi lunari. Le crepe più piccole sono chiamate fiumi e potrebbero essere antichi canali di scorrimento della lava. Il contrasto tra piatti mari e dirupati altipiani. Planiamo verso le Alpi, sopra il cratere scuro di Platone. La Luna è un posto desolato, spoglio, completamente privo di atmosfera e di vita. Di giorno le temperature toccano i 120 gradi e di notte piombano a meno 160 e la forza di gravità è soltanto un sesto di quella terrestre. Nel 1969 gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin si dirigono verso la Luna. È la missione Apollo 11. Tre giorni e mezzo dopo, Armstrong e Aldrin discendono dalla loro orbita lunare con il modulo d'atterraggio. Armstrong sfiora i crateri in cerca di un luogo sicuro per atterrare. È un momento storico. We copy you down, Eagle. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Sono state sei missioni Apollo sulla Luna, conquiste incredibili. Hanno però avuto più valore spettacolare che scientifico. Alla fine di ciascuna missione, dopo aver riportato gli astronauti sulla navicella in orbita, il modulo di atterraggio viene fatto precipitare sulla superficie. Gli impatti fanno risuonare la Luna come una campana, indicando che immediatamente sotto la superficie vi è uno strato di roccia polverizzata. Il nucleo interno è solido, principalmente ferroso. Gli astronauti hanno riportato sulla Terra oltre 380 kg di campioni minerali. È il 1998, l'anno della missione Lunar Prospector. Guidata da queste mappe geologiche rilevate in precedenti missioni, è alla ricerca di ghiaccio lunare. Quest'immagine lasciava intuire la possibile presenza di ghiaccio. Il circolo è il bacino di Aitken, una gigantesca depressione al polo sud. I sensori della sonda confermano l'intuizione. Nel bacino ci sono milioni di tonnellate d'acqua congelata e impregnata di polveri e rocce. La stessa cosa viene verificata al polo nord. Gli ultimi astronauti hanno lasciato la Luna nel 1972, ma con la presenza dell'acqua ormai confermata, altre missioni umane vi faranno ritorno.